Noi dobbiamo aprire una pagina molto, molto particolare di un calcio alla radio. Io sono molto contento che entrambi i nostri prossimi ospiti abbiano accettato il nostro invito. Il confronto. Allora, partiamo dal giornalista Sergio Vessicchio, che scrive anche per un portale tuttojuve.net. Ciao Sergio, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno al collega di Report e di Rai 3, Federico Ruffo. Ciao Federico, ben ritrovato. No, dobbiamo, immagino, ripristinare il collegamento con Federico Ruffo, che è caduta la linea. Era negli studi di produzione Rai, lì la linea prende e non prende, perché ci sono problematiche in tal senso. Allora, io... Facciamo un'inchiesta se si prende la team o il suo gestore telefonico anche in Rai, visto che di inchieste ne fanno ogni 5 minuti. È il loro lavoro, Sergio. Tu però sei... Anche il mio lavoro. Ecco, perfetto. Allora, Ruffo in linea. Ruffo, Federico, ci senti, vero? Sì, salve. Buongiorno Federico. Allora, Ruffo, sappiamo tutti che ha subito... chiamiamolo un attentato, benzina sul appartamento di casa sua, sono entrati dal balcone eccetera, croce sulla parete, il cane ha salvato la situazione, ma Sergio Vessicchio sostiene che non crede a una sola parola di quello che dice Federico Ruffo. Perché? Marco, perdonami, mettila bene. Perché... No, sono Umberto Chiariello, ciao Sergio. Umberto, perdonami, mettila bene, perché se no Ruffo poi è uno che cambia le parole e i fatti, perché leggete nel mio articolo, io non ho mai messo in dubbio che l'attentato si sia verificato. Tu metti in dubbio l'inchiesta fatta da Report da Ruffo? Nemmeno quella. E che cosa metti in dubbio? L'italiano mette in dubbio, la lingua italiana. Ora arriviamo, sentiamo. Che cosa metti in dubbio, Sergio? Non ho capito allora. Il problema è un altro, io ho detto questo, che lui deve dimostrare la matrice juventina dell'attentato. Lo deve dimostrare che le azioni che sta facendo sono gravissime. E il silenzio degli innocenti è più grave di quello che sta facendo Ruffo. Poi per quanto riguarda l'inchiesta sull'andrangheta e sull'infiltrazione, lui ha sbagliato, lui l'ha rotto questa inchiesta, perché evidentemente qualcosa c'è non solo a Torino ma in tutti gli stati italiani. Come l'ha posta lui, l'ha fatta cadere di credibilità, perché volendo macchiare solo la Juve su questa cosa ha fatto venire meno il fatto che sta in tutti gli stati d'Italia. Questo, lui è un giornalista davvero scarso, perché per fare successo personale ha bloccato praticamente un'inchiesta forte. Aspetta Federico, facciamolo finire. Che ride, che piange. No, vai, Sergio, completa. Sergio, voglio sentire il tuo pensiero, perché poi Ruffo avrà diritto di replica, no? Ma ci mancherebbe altro, però prima che replica magari le sue parole, cambiando la maniera comunista, le versioni degli altri. In maniera comunista. La maniera comunista. Ecco, poi ci mette a piangere e fa la storia. La famosa maniera comunista. Sergio, vai al concreto. Allora, tu dici, l'attentato non lo metti in discussione. Mette in discussione l'inchiesta, non la metti in discussione, però obietti che non c'è nessuna prova che ci sia una matrice juventina dietro l'attentato e che l'inchiesta fatta solo sulla tifoseria della Juventus fa perdere di credibilità all'inchiesta, perché andava allargata a tutte le tifoserie. Quello che dici tu? Perfetto. Questo è la verità. Allora, dacci la possibilità. Ho dato una sintesi del pensiero di Vessicchio. Ruffo. Guardate ragazzi, io intanto vi ringrazio veramente per l'occasione di replicare. Non vi nascondo un filo di difficoltà, nel senso che Sergio, noi ti abbiamo ascoltato, ora fai parlare Ruffo. Però Sergio, siamo costretti ad abbassare il volume. Aspetta, Sergio, ascoltami però, ti conosco da ragazzino, ascoltami, adesso dobbiamo fare i giornalisti e i giornalisti quando parlano devono dare il diritto di replica, quindi ora tu ascolti Ruffo. Vai. Perdonatemi, dicevo, c'è un filo di difficoltà in questa cosa, nel senso che ci sono una serie di... Intanto vi ringrazio per lo spazio e perdonatemi se posso dedicarvi poco tempo, ma mi avete trovato nel mezzo della registrazione del posto giusto. Va bene, perfetto. Si fa il lunedì purtroppo, quindi ho dovuto proprio interrompere. Sei stato gentilissimo, allora dicci la tua questa cosa. Era per dire al signor Sicchio che ha fatto da signore, cioè, questo...
personaggio che da settimane, tra l'altro mi dicono, l'ho scoperto nei giorni scorsi in realtà, perché poi non seguo molto i blog, l'ho scoperto nei giorni scorsi, da settimane, insomma, scrive pezzi che poi ora hanno preso in consegna i legali della RAI e ci stanno pensando loro, accusandoci. Ancora parla di legali! Sergio, ma devi far rispondere però! Dai. Non può fare delle accuse, questo non dice niente Umberto, fa solo accuse. Se ti vuole denunciare avrà diritto, se ti vuole denunciare avrà diritto a denunciarti, ti difenderà. Sì, noi dobbiamo dare spazio a Federico che ha pochi minuti. Va bene, ci sarà uno scontro di legali, andiamo avanti. Allora, Federico, cosa volevi dire? Scusate, è che penso proprio di aver bisogno del traduttore simultaneo poi per capire che c'è sto segnale da due giorni, veramente, non riesco a capire neanche esattamente cosa dice di solito. Il vero problema è, come vi dicevo, che intanto non parliamo la stessa lingua io e questo signore, perché uno che da giorni mi scrive su Twitter, io non lo credo, quantomeno ha dei problemi di lingua italiana. A questo si aggiunga che di solito io sono abituato a parlare su dei fatti concreti, perché poi la base del mestiere è quello, no? Cioè uno ha una teoria che si basa su dei fatti riscontrabili e quelli scrive, poi se questi fatti in qualche modo vengono contestati lo si fa nelle sedi opportune, c'è un giudice che decide se quello che hai scritto o sostenuto è vero o falso. Fino ad oggi, devo dire, mi fregio al pari della redazione di Report di non aver mai perso una querela. Il signor Vessicchi ha questa abitudine di scrivere più da editorialista che da altro, in questa lingua tutta sua. Io sono sicuro che abbia un suo discreto seguito, però insomma da qui a poi scrivere una serie di cose bisogna anche avere dei dati, no? E non vi nascondo anche una certa difficoltà a capire esattamente quali fossero le eccezioni. Scusami, ma fammi capire, Federico, la matrice juventina dell'attentato. Ma non so esattamente perché questo signore dall'italiano stentato continua a sostenere che io. Ma perché continua a insultare? Ma perché continua a insultare? Ma no, magari. Non sai dire due parole in italiano e parlare alla RAI. Come ti fanno? Chi ti ha raccomandato? Tu non sai dire due parole messe insieme. Io, scusatemi signori, veramente. Sergio, se urli non ci può essere dibattito. Sergio, se urli non ci può essere dibattito. Non deve insultare. Non deve insultare. Però non posso veramente restare a parlare con uno che mi scrive chi ti ha raccomandato. Quindi non ve ne abbiate a male, veramente, se riusciamo a finire questo discorso. Ma fammi capire, tu l'hai denunciato a Sergio Vessicchio, ho capito bene? Ma ci sono messo delle legalità, io ho passato la cosa ai legali RAI, ci stanno pensando loro. Stai solo a accusare, non c'è un sentimento per te, stai solo a accusare, parla dei fatti, non insultare la gente, parla dei fatti. E quali sono i fatti? Quali sono i fatti? Mi perdoni, se questo signore ha una sola... Il fatto è l'articolo mio, il fatto era il articolo che ti ha dato fastidio, quello è il fatto. Allora, che non so scrivere l'italiano. Allora, intanto facciamo rispondere Federico, perché altrimenti Sergio, siamo costretti a abbassarti l'audio perché non riusciamo a sentire nulla. E poi dopo ti diamo la parola. Direi di darmi del lei cortesemente, perché io pasta e fagioli insieme a lei non l'ho mai mangiata. Gli amici li selezionano accuratamente, i miei amici non vanno spalla a spalla con Bocci. Uno, due, la pregherei di non chiamarmi collega cortesemente, perché io sono un professionista, lei è sempre un pubblicista che fra l'altro, da quello che mi risulta visto l'esposto di questa mattina, i carichi pendenti con l'ordine ne ha svariati perché ce l'ha per abitudine di fare questa cosa, quindi cortesemente chiamiamo le cose con il loro nome visto che le piace l'italiano. A questo aggiungerei che nel suo articolo sostiene una serie di cose che io non so neanche da dove prenda, cioè io personalmente non posso sapere la matrice di questo attentato, che poi non è un attentato completamente, è un attentato forse un'intimidazione, lo stabiliranno i magistrati, lo stabiliranno i carabinieri, quello che è successo non sta a mentirlo. Ora parliamo di questa cosa un attimo, Federico, ti abbiamo visto commosso, la tua vita è cambiata, insomma, diciamo la verità. Ma in realtà il punto è che non sono cose che ti puoi mai aspettare. È ovvio. Ti cambia magari a volte all'improvviso la percezione di qualcosa, io sono stato molto sereno nonostante quello che pensa questo signore. Io di notorietà ne avevo fin troppa prima, mi passava e mi avanzava, perché anche se lui non lo sa, perché non sa documentarsi poverino e capisco la difficoltà di scrivere e pensare allo stesso momento, però io in realtà conducevo già due programmi da prima di tutta questa cosa e continuo a lavorare per Report nonostante i due programmi in conduzione, proprio perché amo il lavoro a Report, ma insomma di notorietà ne avevo fin troppa e devo dire che mi crea anche degli affanni, perché io voglio fare il mio lavoro, mi interessa poco la... La seconda accusa che muove Sergio è che l'inchiesta andrebbe allargata a tutti gli stadi, perché il problema non è solo della Juventus. Allora, intendete fare altre inchieste in materia? Ma a parte che ovviamente... Per esempio la Roma, la faccenda De Santis, le commissioni con la destra ultranzista, eccetera. Guardate, allora,
vi faccio, giusto per farvi il quadro, se il signore avesse avuto l'accortezza di fare qualche ricerca, anche questa è un'operazione che capisco può essere complicata per lui, saprebbe che ne avevo già fatte svariate. Mi sono occupato in passato del caso Aronica, del Crotone, delle connessioni tra la famiglia Brenna, il caso Bergamini, no? Crotone, il caso Bergamini, mi sono occupato in passato del calcio scommesse, siamo andati fino a Singapore quando c'è stato il calcio scommesse per trovare i responsabili della gestione economica di questa cosa, siamo stati in Bulgaria, ma cioè, credetemi, mi sono occupato di calcio malaffare molte più volte su molte più squadre di quanto mi piaccia e volessi ricordarmi, perché in quanto amante del calcio spero sempre che queste cose non ci siano. Dopodiché, riguardo questa cosa dell'allargare la questione ad altre squadre, stabilito che a meno che Bessicchi non sia diventato il direttore di Rai 3, ma a quanto pare siamo una rete di comunisti, quindi non è possibile, però a meno che lui non sia diventato direttore, quindi io non lo so, ed è diventato anche il titolare di quelli che sono i fascicoli che seguiamo, non può sapere su cosa stiamo lavorando, e mi guardo bene dal dirglielo perché non so neanche se lo capisce. A questo aggiunga che nel caso della Juventus il fatto, e qualunque cronista che non abbia studiato per corrispondenza lo sa, nasceva da una cosa molto precisa: il bagaglinaggio, come sapete, non è un reato penale ma è un reato amministrativo. Essendo un reato amministrativo non può avere a disposizione tutta una serie di strumenti di indagine, tra cui, tra l'altro, voi in trasmissione Sigfrido l'ha detto a chiare lettere che nessun dirigente o personaggio della Juventus è sotto inchiesta. Guardate, l'avete detto chiaramente. Noi tendiamo ad essere sempre molto chiari in queste cose, poi ci può essere d'accordo o meno sull'interpretazione di quelle cose che non sono presenti nel fascicolo, ma che nel tempo abbiamo scoperto, ma questo attiene a noi ed è il strumento magistrato che può contestarle. Nella curva della Juve, perché Sigfrido e Ruffo questo hanno fatto capire. Il problema è quello. Scusatemi, io un po' lo sento poco, un po' non lo capisco. Urlando si capisce meno, purtroppo. Umberto, non può fare un comizio così. Ora ti faccio parlare anche a te, se tu hai la pazienza di farlo finire. Anche perché dobbiamo salutarlo, perché come ci ha detto Federico, è davvero impegnatissimo. Sta rispondendo a quelli che sono i tuoi rilievi, no? Sta rispondendo a quelli che sono i tuoi rilievi. Guardate, come vi dicevo, parla insomma, dei miei articoli, del mio scasso italiano, del fatto che io potrei essere. Ma non parla del fatto, vabbè, perché non ha più elementi. La sua pubblicità se l'ha. Ma elementi riguardo cosa? Mi scusi. Cioè, allora, di quali elementi parli, Sergio? Cerchiamo di capire, parlare da normale. Allora, di quali elementi parli? Gruppo, fai la persona seria. In che senso? Che vuol dire? Sergio, che vuol dire? Hai fatto lo Zeman, hai fatto il Tollina, lui la pubblicità se ne fa, perché io di questo lucco, eppure sono 53 anni, non avevo mai sentito parlare, mai. La pubblicità se ne fa. È un problema tuo però, se non lo conosci. Sì, esatto. Questo è il problema. Il problema è che uno... Neanche io la conoscevo, devo dire, certo, vi devo abbassare Umberto, anche senza conoscerla, io ho fatto un Umberto, io ho fatto un articoletto sull'ultimo posto. Ce l'abbiamo sotto gli occhi, Sergio, ce l'abbiamo sotto gli occhi. L'articoletto mi sembra di giusta. Esatto. Perdonami, Umberto. No, devo dire, sono d'accordo per una volta. Una voce contraria gli ha dato così fastidio, una mezza voce contraria a questo gli ha dato così fastidio. Che cosa avrei scritto? Che non ci credo, che mi ha travolto di fango con i Twitter questo signore. Sergio, se non mi sbaglio, tu hai difeso e continui a difendere la spada tratta anche Luciano Moggi, no? Dico bene? Lo difenderò sempre Luciano Moggi, non c'è una. E io continuerei se fossi lei, caro signore, guardi, non c'è una sentenza di tempo pieno quello. Nessuna. Mi sembra un impiego a tempo pieno quello, è grande fatica. Soltanto se Ruffo continua a pubblicare le mie fotografie con Moggi, lo ringrazio perché ne vai fiero, ho capito. Lui ne va fiero, dobbiamo, possiamo togliergliela questo. Dobbiamo trovare una sintesi, ci dobbiamo fermare tra un po'. Allora, Federico, una tua chiusura e poi facciamo chiudere anche Sergio. Prego, Federico. Prego. No, ma insomma, vi ripeto, io poi sono sempre per l'idea che ci sia la libertà di espressione entro i confini che vengono stabiliti dalla legge. Diciamo che insomma, mi sono dovuto sentire dire che cerco notorietà per candidarmi. Io personalmente, tra l'altro, non voto da molti anni, quindi devo dire che cerco notorietà, ma mi stava benissimo quello che c'era prima. Allora, diciamo che anche da qualche collega un po' meno, come schierato, dire, un po' meno sanguigno e meno juventino di Sergio,
ho sentito dire, eh sì, però Report, questa è un po' una larvata accusa, sì, ha puntato i fari sulla Juventus perché sa che il 50% degli italiani è juventino e l'altro 50% è anti-juventino e quindi l'audience fa sì che si intervisti. Sì. È un ragionamento anche giusto, figuratevi, io lo capisco. Da un punto di vista, voglio dire, commerciale ci sta. Sì, però poi sarebbe sufficiente guardare i dati d'ascolto, nel senso che la nostra puntata ha fatto uno 0,20 più del solito, e nonostante quello che scrive questo signore che ha sostenuto che eravamo in crisi d'ascolto e rischiavamo i licenziamenti, fra l'altro questo lo dovrà spiegare all'azienda che lo querelerà, che c'è il rischio licenziamento. Report è una, non è una distata, Report è un programma della rete che non ha bisogno di licenziare, al massimo li spedisce la gente al TG ma non licenzia. Ma al di là di questo sarebbe bastato guardare, senta signore caro, veramente se ne faccio una ragione, non ci si parla sopra. Quindi volevo capire, questa faccenda di accendere i fari sulla Juventus deriva dall'episodio del capotifoso suicida no, deriva dal bisogno anche di pubblicità della trasmissione? Non voglio neanche stare a, trovo, vi voglio bene ragazzi, ma trovo la domanda persino offensiva, nel senso che tutto è nato dal fatto che nei confronti di questa situazione c'erano degli strumenti che in altre indagini non potevano esserci, cioè avevate Alto Piemonte tra le mani, insomma, esatto, avevate materiale. No, ma è molto semplice, cioè il bagarinaggio non permette, non è un reato penale, non permette né intercettazioni né pedinamenti né nulla. Certo. In quel caso, essendo la 'Ndrangheta, gli investigatori avevano accesso a una serie di strumenti che hanno permesso di provare al di là di ogni ragionevole dubbio questa cosa, e quindi c'è un dato oggettivo nei confronti di tutte le persone. Giustamente, uno quando ha materia di indagine indaga. Esatto, fa semplicemente il suo lavoro. Se ci fosse mezza riga dove noi abbiamo detto che soltanto la Juve fa questa roba, che soltanto la Juve ha dei problemi di infiltrazioni, no, anzi Sigfrido ha chiarito che nessun dirigente juventino è indagato e che queste cose non sono solo alla Juve. Guardate, ma riuscirò mai a farlo. Dai, completa Federico, che poi dopo chiudiamo. Dopo daremo parola a lui, così dirà la sua. No, lasciatelo parlare quanto vuole, perché poi capisco. No, perché faccio fatica a capire, devo dire la verità, quindi... Mi rendo conto. No, vedo montare in queste ore, tra l'altro, una polemica molto brutta, della quale mi dispiaccio molto, cioè il fatto che la Juventus non abbia espresso solidarietà in merito a questa cosa, però ci tengo a dirlo. Io non credo che fosse... Vai, Federico, vai. Dicevo, non credo che la Juventus fosse tenuta in nessuna misura a fare questa cosa, ma per un motivo molto semplice. Intanto ogni giorno ci sono giornalisti che incappano in incidenti di questo genere, e non sempre ognuna delle società di calcio che esiste in questo mondo lo fa. Capisco anche che poi la Juventus è una società molto grande, quotata in borsa, per la quale comunque questa inchiesta è stato un fastidio, a torto o a ragione. Ci sta anche che non abbiano espresso solidarietà, non la trovo una cosa così tremenda, e non credo che nel non farlo dimostrino poco rispetto. Mi dispiace veder montare questa lista in rete, perché è molto brutta, così come mi dispiace, scusatemi, me l'hanno mandato adesso, un tweet in cui il signore molto elegantemente rispondeva all'interlocutore dicendogli comadre la Vergine. Direi che questo definisce il personaggio più di tutto, quindi oddio penso mio, che poi ci vedremo nelle sedi competenti fra va bene mesi, neanche fra tanto credo. Vi ringrazio per grazie Federico, grazie, era Federico, giusto per la pluralità di opinioni. Allora grazie, diamo la chiusura a Sergio, che evidentemente non condivide nulla di quel che dice Ruffo. Però fatti capire, perché se urli il compressore audio ti abbassa la voce, ottieni l'effetto opposto. Sergio, ora non ti sento, avvicinati dal al microfono. Sergio? Ci sei? Sergio? Mi sentite adesso? Ora adesso sì, vai. Con calma, sì, respira. La non funzionava più. Ti volevo dire, in questo siparietto abbiamo visto l'onestà intellettuale di Umberto Chiariello, che ha posto le domande in maniera terza e in maniera anche molto equilibrata, e le risposte di un giornalista come Ruffo, rispettabile nel suo lavoro, ci mancherebbe altro, ma che è chiaro in evidente crisi di di identità, perché lui vuole assolutamente fare carriera in Rai. Il problema è un altro, Umberto, mi dispiace. Io ho scritto un articoletto su un blog autoprodotto che non serve a niente, che è tutto Juve.net, no? Sì. Questo ha agitato mezza Italia contro di me attraverso Twitter, attraverso altri social. Beh, tu hai fatto un titolo forte, il titolo è "Non credo
ad una sola parola di Federico Ruffo, di Sergio Visicchio. Sì, ecco, bravo. Non ho detto nulla di male. Lui ha cominciato a dire. Questo è il Sergio, questo cioè, hai trovato la benzina in casa. Sergio, tu però dici, tu dici che hai detto nulla di male, non credo, cioè, solo la parola hai trovato la benzina in casa. Aspetta, Umberto, nulla di male nel titolo, nella mia posizione. Una parola non vuol dire aver trovato la benzina o non l'aver trovata, perché quello è un fatto chiarissimo, no? Ci mancherebbe altro. Però come la pone lui anche sui guarda social, che Ruffo non ha mai detto c'è la matrice juventina. Dice, stanno fatto capire. Ma lo penserebbe chiunque, Cioè tu non lo pensi, Sergio. Dopo l'inchiesta di report ti arriva questo fatto. Però tu che pensi? Io penso saranno stati romanisti? Saranno stati laziali? No, però io penso pure che fa altre inchieste e ha una vita privata. Quindi posso pensare a tutto. Non devo pensare per forza. Un marito geloso? Probabilmente. Abbiamo scoperto che Federico Ruffo ha un amante, quindi un marito geloso che ha fatto questo. Ci possono essere tanti motivi, è chiaro, fatto in questo determinato momento. Però guarda caso, a Ruffo è capitato dopo pochi giorni dall'inchiesta di report sulla Juve. Ma guarda un po', guarda un po'. Quando si fanno gli attentati, sanno pure quando si fanno, no? Per non farsi avere la colpa. Ma lui non ha mai detto che sono stati juventini, però non l'ha mai pronunciata questa frase. Ci mancherebbe, mica è scemo. Ho capito, però tu dici non credo a una sola parola, lui non l'ha detta sta parola. Io mi sono messo a ridere quando questo Ruffo si è messo a piangere in televisione, quello è un attore che ha fatto anche teatro, ma guarda come l'ha fatto bene, hai capito? Non può neanche piangere, poverino. Ma no, ma che pianto era quello, dai Umberto, dai. Ma Ruffo, io adesso sto... Cioè se tu c'hai i genitori sotto casa tua e ti trovi la benzina sul pianerottolo e una croce sulla parete e i tuoi genitori spaventano, tu non ti metti a piangere. Sicuramente ho paura, ma non che fa tutto. E non sei solidale con chi gli capita questo. In Italia questa cosa è diventata pallosa, Umberto. Ho capito. Perché questo abbiamo capito che vuole arrivare ad avere anche un ruolo maggiore in Rai, vuole fare carriera. Vabbè, però Sergio, queste sono illazioni gratuite che stai facendo. Ecco, Umberto, ti posso dire una cosa? Questa ogni cosa agita il tribunale, ma io penso che ti porterà in tribunale, sappilo. E che ci va a fare? Che ci vado a fare in tribunale? Ho detto che non credo alle sue parole. Vabbè. Lo voglio dire anche in tribunale. Poi però deve essere attento alla calunnia, perché tu sai benissimo che se poi vengo a sopra. Guarda che è lui che ti sta per diffamare, per denunciare per diffamazione, per calunnia. E nel momento in cui vengo assolto per diffamazione scatta la calunnia. Vabbè. Preparati. Quindi deve stare anche attento a questo. E c'è anche un altro aspetto, l'agitazione. Sto povero Ruffo deve stare attento a troppe cose però, E certo, deve stare attento perché adesso sta facendo la pipì fuori dal vaso, non soltanto perché magari nell'inchiesta non l'ha fatta, ma sta andando fuori con tutti quali. Ma l'inchiesta, fammi capire, secondo te è falsa? No, l'inchiesta è fatta male, non è falsa. Ah, è fatta male. Ma non è falsa perché lo sappiamo tutti che i fatti ci sono. Io allora voglio dire a Ruffo che a me la persone di Martina Franca, di voci della Juve, mi minacciano un giorno sì e un altro no. Perché io ho detto che i biglietti passano attraverso una certa situazione a Torino. L'ho scritto questo qua. Però se i tifosi della Juve, gente tranquilla. Minacciano te. Minacciano te. Senti, sono tranquilli in quella curva. Io sono. Se tu vai sul. Tu ci vai allo stadium di Torino? Non ci sono mai andato purtroppo a Torino. A questo stadio nuovo. Umberto, se vai sul gruppo Juventus Storia di un grande amore e scrivi il mio nome, prendi un sacco di insulti, capito? Questa è la verità. Vabbè. Allora, se viene Ruffo e mi viene a cambiare un'inchiesta, invece di entrare a gamba tesa su una situazione difficile che coinvolge tutti, lui ormai è come stato come il doping. Doping in tutta Italia, la Juve processata, si blocca tutto sul processo Juve. Perché adesso sarà. Però voglio ricordarti una cosa, per tornare a Moggi, c'è una sentenza della Cassazione con tanto di motivazione in cui l'impianto accusatorio di Auricchio viene considerato valido, lo dice la Cassazione, non lo dico io. Non ho capito. Volevo ricordarti che sulla faccenda Moggi la Cassazione, pur per la prescrizione intercorsa che ha impedito le condanne,
nelle motivazioni della Cassazione l'impianto accusatorio del comandante Auricchio dell'inchiesta offside viene considerata assolutamente valida e attendibile. Peccato che Auricchio è finito sotto inchiesta perché è denunciato da Moggi. Denunciato da Moggi è un altro discorso, però la Cassazione ha dato ragione all'inchiesta. Ma guarda, Umberto, proprio Auricchio è il personaggio meno credibile di tutta l'inchiesta. Allora, e la Cassazione non è credibile? La Cassazione? Ma sai perché? Non ti spiego perché quando lui con i baffi diceva questa intercettazione sì e questa intercettazione no. E lì ci sono delle falle clamorose che sono state. Il fascicolo Inter, hai ragione tu, sul fascicolo Inter che è stato messo da parte e insabbiato. Su questo gli juventini hanno ragione ad arrabbiarsi. Sì, ma però fra l'altro sulla inchiesta sportiva ti ricordo che tu lo hai spiegato bene anche in televisione qualche sera fa, che l'illecito strutturale non è previsto dal codice di giustizia sportiva. E la Juventus non ha avuto nessuna contestazione sull'articolo 6, ex articolo 6 e attuale articolo 6. Articolo 1 sì, però. Sì, e quella lì sono tre mesi di multa, tre mesi di squalifica e 200.000 euro di multa. Quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno sommato più articoli 1 e si sono inventate l'illecito strutturale e hanno buttato la Juve in Serie B. E hanno fatto proprio guarda che la Juve ha patteggiato, la richiesta è Serie C. Guarda, sì, ma Zaccone, sappiamo tutti da chi era mosso, da Grandi Stevens, come si chiama quello lì con la terza bianca. Grandi Stevens, amico di Agnelli, l'avvocato di Agnelli. Lo so bene, e sappiamo in che modo quella Chiusano era l'avvocato della Juve, patteggiò accettando la B però, con penalizzazione per evitare la C. Però nei fatti, è perché in quel momento c'era quella situazione in Italia, nei fatti non c'è nessun articolo 6, ex articolo 6 con l'articolo 7, che dice che. Quindi le motivazioni della Cassazione non contano niente, ma oggi è un santo e non ha fatto niente. Vanno lette in profondità. Vanno lette in profondità. Di Auricchio. Bene, Sergio, ti dobbiamo salutare, dai, dobbiamo andare in pubblicità. Grazie. Hai detto tutto quello che volevi. Grazie. Poi vi renderò i dotti su cosa succede a Piazzale Clodio. E spero che gli avvocati di Ruffo non sbaglino a fare la vedremo chi in tribunale avrà ragione. No, sai perché non devono sbagliare? Sergio, ti dobbiamo salutare. Perché non devono sbagliare? La competenza di territoriale. La competenza. Grazie, okay. Sergio. Va bene. Un saluto. Ciao.